Nel frattempo anche in Inghilterra arrivò la moda delle versioni 2 più 2 e l'Aston Martin si adeguò presentando la DB2-4, dove l'ultima cifra indicava il numero dei posti. La linea forse aveva perso qualcosa in purezza rispetto al modello precedente, ma indubbi furono i vantaggi in termini di abitabilità interna, con due piccoli sedili posteriori ideali per due bambini. Ma l'Aston Martin stava ormai lavorando da tempo ad una macchina completamente nuova con motore nuovo. Facendo un piccolo passo indietro al Salone dell'Automobile di Parigi del 1956, l'Aston Martin aveva presentato nel suo stand una versione Spider della DB2-4 con carrozzeria realizzata dalla Touring di Milano. Il risultato fu davvero soddisfacente, tanto da convincere David Brown a commissionare il disegno della carrozzeria della nuova berlinetta che doveva nascere proprio alla Touring. Dall'abile matita dell'ingegner Carlo Felice Bianchi Anderloni uscì una linea a dir poco sensazionale, che mischiava la grinta della Gran Turismo all'italiana allo stile e alla classe di una puro sangue inglese. Era nata la DB4. Fu accordato che le carrozzerie fossero realizzate a Newport Pagnell utilizzando l'efficace metodo di costruzione della Touring, denominato superleggera, che consisteva nel realizzare una struttura tubolare rigidissima con tubi di piccolo diametro a cui venivano graffati i pannelli in alluminio della carrozzeria. Se la carrozzeria era superlativa, sicuramente non era da meno la parte meccanica, a cominciare dal motore completamente nuovo, realizzato da Tadek Marek. Il propulsore impiegato era un monoblocco interamente in fusione di alluminio, con doppio albero a cammi in testa di 3,7 litri, capace di una potenza di 240 cavalli, che salivano a 266 nella versione Vantage con tre carburatori SU.